Ragazzi, sono appena stato contattato qui dal proprietario della Reggia di Veneria, quella che vedi qua alle mie spalle, perché stanotte è successo un qualcosa di abbastanza inusuale, nel senso che sono cadute quelle pietre qua che vedi alle mie spalle, poi ho quei massi qua, belli resistenti, belli pesanti, sembrano dei massi in granito, sono dei massi da qualche centinaio di chili e sono caduti diversi. Il problema è che uno di questi qua si è incastrato proprio qua, cioè proprio all'interno della pianta, e quindi stiamo cercando come rimuoverlo. Il problema è che gli accessi non consentono l'utilizzo di mezzi importanti e, come vedi, è proprio là in alto, quindi stiamo cercando di capire come rimuoverlo. Ho fatto il video per cercare di capire anche quelli che possono essere i tuoi consigli, perché stiamo parlando comunque di un masso di decine, centinaia di chili. Secondo me quel masso lì sfiora anche le 2 tonnellate, quindi un masso veramente importante. Si è incastrato qui, proprio stanotte è venuto giù, e stiamo cercando di capire come rimuoverlo. Quindi quell'albero qua, tra l'altro, sembra anche morto. E quindi niente, ti chiedevo un consiglio per rimuoverlo. Se puoi commentare qui sotto, mi fai una cortesia. Iscrizione al canale e al prossimo video. Ciao! Ovviamente l'albero che vedi alle mie spalle è una scultura alla quale poi è stata inserita una pietra vera, un masso vero, però si tratta di un albero in bronzo e da una scultura fatta da Giuseppe Penone. Qua c'è tutta la spiegazione. È stato proprio inserito un masso vero sopra la pianta, qualcosa di particolare, e quella scultura qua è una scultura fatta in bronzo. Spero che sia ancorata bene, perché parliamo comunque di una scultura importante qui proprio alla Reggia di Veneria. Ciao e al prossimo video.